Il Giro d'Italia delle imprenditrici femminili, qual è il senso di questa iniziativa? Questa è un'iniziativa itinerante promossa dalla Union Camere Nazionale e la seconda tappa è Arezzo. La valenza che gli abbiamo dato noi come provincia è una grande attenzione al lavoro che si va modificando, che penalizza forse di più in assoluto le donne e i giovani, e dargli delle risposte e dargli anche delle aspettative. Presidente, la situazione del lavoro in provincia non è sicuramente rosea, uno dei pochi segni positivi è quello nel numero delle imprese al femminile che si sono create nell'ultimo anno. E io devo anche dire che con grande sorpresa, ma poi non più di tanto, i bilanci delle aziende condotte dalle donne sono migliori di quelle condotte dai maschi. Questo da un certo punto di vista mi dispiace anche, ma la verità è questa, quindi largo alle donne, perché in un momento come questo credo che rappresentino una forza che il Paese non può assolutamente dimenticare. Ecco, sono convinto che grazie anche al loro sforzo ci potranno essere segni di ripresa importanti per il nostro territorio, ma anche per tutto il Paese.